È un anno difficile di transizione, abbiamo purtroppo ha lasciato l'incarico Pierluigi Papa, anni e una mete di successi che rimarranno indelebili credo nella storia dello schirolo italiano. La fortuna che ha avuto con parecchie nuove presenze sulla scia del grande di Gregorio Alfio, che evidentemente ha fatto da apripista a questo nuovo movimento. Ripeto, è un anno difficile perché è l'anno dei mondiali, i mondiali in terra norvegese, avremo sicuramente una nazionale agguerritissima, in grado di esprimere numerosi talenti, non sappiamo ad oggi quanti saranno ex o atleti di squadra nello sci di fondo che faranno parte dell'equipe nello Skirol, però riteniamo che giocando in casa prepareranno il tutto molto bene. E qui ci siamo noi, cercheremo di fare del nostro meglio e vedremo con il tempo a disposizione di allestire qualcosa. È indubbio che bisogna trovare il modo e i mezzi per motivare gli atleti e fare in modo che portino uno stato di forma tale per difendere i colori azzurri durante i prossimi mondiali. Di cosa ti occuperai prevalentemente? Ma al momento ho offerto solo la disponibilità e credo di dare una mano, visto che ho passato qualche decennio anch'io nell'ambiente, un po' per i figli, un po' io, qualche lustro fa, e un po' di competenza piccola, spiccia, però credo che il contributo sarà pesante da parte mia, questo è l'impegno che ho preso sotto l'aspetto organizzativo e poi sui suggerimenti da dare a qualche atleta, non a tutti. Sto salutando Simone, che non ha bisogno in questo momento di nessun consiglio, è già in formissima e contiamo molto su di lui.